dello speciale per Halloween, perché questo video, se non erro, è uscito il 20, uscirà più che uscito il 26 ottobre, che è qualche giorno prima di Halloween. E niente, spero che possiate apprezzarlo come speciale di Halloween, perché se non fosse uscito se per caso ogni tanto sentite un po' di interferenza, non so perché. Ad ogni modo, la storia che io voglio raccontare oggi è quella di Junko Faruta, o Faruta, io dico Faruta però non sono sicuro che il cognome sia giusto. Junko sempre rifiutato, e lui, essendo un membro della Yakuza, aveva deciso di vendicarsi. Allora, alcune parole dovrò spezzettarle per dirle, perché sennò YouTube mi banna un po', capito? Mi demonetizza il video. E aggiungere delle, non lo so, cose brutte succedono, diciamo. È un po' difficile da spiegare, quindi alcune parole le dividerò a spezzettoni, va bene? Il 25 novembre 1988 Miyano e il suo amico Shinji stava ritornando verso casa. Chiedo scusa se qualche nome lo dico sbagliato, sono nomi giapponesi perché si svolge in Giappone, se non sbaglio, e quindi chiedo scusa. Videro comunque Junko che in bicicletta che stava ritornando verso casa. Allora Minato scalciò la bicicletta della liceale e fuggì subito. Hiroshi Miyano
sparire per poi gettarlo via, capito? Infatti questa storia viene anche chiamata la storia della ragazza nel cemento, capito? E che cosa successe? Questa storia ha un buon fine, ma allo stesso tempo no, perché ora vi spiego. Praticamente che cosa successe? Uno di questi quattro ragazzi si pentì. Essere incriminati penalmente. E quindi bastò che cambiassero identità e tutto era normale per loro, non gli successe nulla. Quindi attualmente in Giappone la responsabilità penale, come in Italia, è stata abbassata a 14 anni, quindi anche se tu hai dai 14 ai 18 anni, quindi sei ancora minorenne.